19 luglio, pronti con l'almanacco, pronti con l'oroscopo e subito il santo del giorno che è San Aurelio. Compleanni, Roberto Farnesi, l'attore toscano, è nato il 19 luglio del 1969. Un grande chitarrista, un grande musicista, ex Queen. Brian May, nato il 19 luglio del 1947. Andiamo all'oroscopo, seguiamoli tutti e 12 i nostri segni. Prima il proverbio: con i matti non ci sono patti. Ariete, adesso dovrete frenare un po'. Vi occorre calma. Le decisioni che dovete prendere richiedono una serena riflessione. Non che abbiate grossi problemi da affrontare, ma la situazione è impegnativa. Vale sul lavoro quanto nel campo dei sentimenti, secondo le varie situazioni personali. Toro, stelle favorevoli. Buoni influssi su di voi con ottimi stimoli a fare. Quelli di voi che hanno progetti nel cassetto, non esitino a tirarli fuori. Troveranno chi è disposto a prenderli in buona considerazione. Anche nel lavoro d'equipe troverete facile e spontanea la collaborazione. Con il partner, ore davvero dolci. Gemelli, cercate di fare chiarezza, prima di tutto nella vostra testa e poi anche con gli altri. Troppe idee recano confusione. Occorre che facciate una selezione. Tutto non potete né avere né tenere. Col partner tutto bene, purché non vi impuntiate su questioni di principio. Per i singles, in vista interessanti incontri. Cancro. Fate bene a non fidarvi, a mantenere le distanze e ad esercitare il vostro senso critico. Ma tutto ciò non deve diventare una situazione preconcetta di chiusura verso tutto e verso tutti. Occorre che facciate uno sforzo e che apriate le vostre porte a chi lo merita. Nel settore della salute, un piccolo allarme. Attenzione! Leone. Le vostre spinte all'azione, il vostro connaturato desiderio di emergere, di essere sempre al centro dell'attenzione, è una gran molla, ma esagerare può portarvi a vari altri rischi. È comunque inutile dilungarsi. A buon intenditor, poche parole. Datevi da fare, ma consci delle vostre forze, e non di più. Vergine, situazione generale buona, dunque potete stare tranquilli e calmare quel vostro stato ansioso che subito vi prende se tutto non gira al massimo o secondo le vostre aspettative. Ora la piccola insidia può derivarvi da un rallentamento nel settore economico-finanziario, però non siete alla fame. Bilancia. Discreta giornata per voi, con stelle sufficientemente favorevoli per pronosticarvi ore serene. Dovrete probabilmente prendere atto di una certa voglia di staccare. Evidentemente o la stagione o qualche stress trascurato vi richiedono un po' di riposo. Se potete, questo è il momento migliore per concedervi una breve vacanza. Scorpione, giornata che potremmo riassumere con una sola parola: stimolante. E allora tocca a voi, visto che le stelle vi promettono la loro parte, rimboccarvi le maniche e buttarvi a capofitto in ciò che in questo momento più vi interessa. È l'amore? E amore sia. Sono gli affari? E che affari siano. Tutto con grande spirito e con grande coraggio. Sagittario. È soprattutto il campo dei sentimenti che oggi vi darà le soddisfazioni più marcate ed entusiasmanti. È lì che la vostra freccia affilerà veloce, sicura di colpire il bersaglio senza timore di sbagliare. Il vostro fascino sarà pressoché irresistibile, non vietatevi nessuna meta. Bene anche il lavoro e la salute. Capricorno, se i vostri obiettivi sono davvero chiari come voi pensate, vedrete che non vi sfuggiranno. Ma a dire l'ultima parola saranno proprio i fatti. Se le avrete contro, dovrete accettare il verdetto negativo e non rimproverare la sorte, ma ammettere l'errore nella vostra valutazione. E allora ricominciare da capo. Acquario, buone occasioni per voi in questa giornata, che pur essendo positiva, presenta qualche improvviso alto e basso. A voi sapervi accorgere dei momenti in cui la vostra mente gira al massimo per cogliere l'attimo fuggente. In ogni caso, non potrete lamentarvi. Ciò che oggi non avrete, lo recupererete presto. Pesci. Discreta giornata, soprattutto nel settore lavorativo. Buone cose in particolare per chi esercita un'attività indipendente, ma ancor più per coloro che hanno a che fare con il mondo dell'arte, o con quello della moda, o ancora con quello della bellezza. In questo momento, più che al lavoro, dovreste pensare al fitness, alla forma. Cercate di rilassarvi.